Siamo qui a Vidor, siamo all'antica sagra di San Giuseppe, siamo con il presidente della Proloco, Marco Bortolamioli. Marco, raccontaci un po' questa sagra, come si svolge, quali sono gli eventi? Ma sicuramente ci sono due weekend qui a Vidor. Il primo si caratterizza più che altro per quanto riguarda il mercato e la mostra canina che viene fatta qui vicino. Sono passato questa mattina, c'è una bella affluenza, molta gente da fuori con molti cani. C'è il classico mercato, come vi dicevo, mentre poi c'è il secondo weekend che si differenzia con la fiera dei fiori e con la fiera delle macchine agricole e delle macchine. È una fiera che sì, accomuna tutto il paese, è una fiera antica, come hai detto tu, ultracentenaria addirittura, quindi siamo molto fieri di questa ricorrenza che capita con il nostro patrono San Giuseppe, e siamo fieri di continuare a fare questo per il paese e quant'altro. Quindi dicevamo, prossimo weekend ricco di novità, dietro di noi alle nostre spalle una sala gremitissima di cibo, di mangiare, di bere. Qual è il tipico menù di Vidor e cosa ci si aspetta per il prossimo weekend? Ma guarda, quest'anno e già da alcuni anni siamo fortunati ad avere una collaborazione con dei nostri amici da Pistoia. Vengono su ogni anno e portano su quelle 300-400 costate che vengono fatte e vengono mangiate qui. Quindi vediamo, anche quest'anno abbiamo visto che c'è molta più affluenza, molta gente prende la fiorentina, e quindi sicuramente è un valore aggiunto per questa sagra. Poi ovviamente c'è il classico spiedo che è immancabile. Mi dicono dalla cucina che ancora prima di aprire la cucina lo spiedo era già stato venduto tutto quanto. Poi le classiche pietanze da sagra, quindi dalle varie salsicce alle bistecche di cavallo e quant'altro. Prossimo weekend invece la specialità sarà il baccalà alla vicentina, e quindi si cambia un po' dalla carne e si va un po' più sul pesce, tutto qui. Un impegno che coinvolge tutto il paese. Sì, certo, noi altri come amministrazione siamo solidali con gli organizzatori di questa festa, perché è millenaria, diciamo, quindi è un punto di riferimento per il nostro territorio. Quindi diamo un supporto in tutti i sensi, perché abbiamo bisogno dei volontari che la organizzano, soprattutto anche perché basta vedere oggi la giornata, mi sembra abbastanza buona, quindi abbiamo un'affluenza enorme, che è così veramente anche merito degli organizzatori, perché sono veramente persone che lavorano in modo volontario, soprattutto bisogna riferire questo perché è importantissimo questo, e danno il massimo impegno per dare a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini che vengono a trovarci.